Ci hanno dato Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, vediamo questa 21ª domenica del tempo ordinario con la parte finale, la conclusione del grande discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnaum, discorso che provoca reazioni significative, una scissione tra coloro che abbandonano Gesù con il pretesto che questo discorso è duro, questa parola è dura, chi può ascoltarla? E invece coloro che rimangono con Gesù, perché non pensano che quella sia una parola dura, ma pensano che quelle parole siano parole di vita eterna. Al grido dei discepoli infedeli, questa parola è dura, chi può ascoltarla, fa da contraltare, da eco differenziato, potremmo dire, quello di San Pietro che dice: tu hai parole di vita eterna, da chi andremo? Allora, questo ci obbliga chiaramente a metterci un pochino in ascolto e in santa discussione. Quali sono le parole profetiche che oggi anche oggi vengono pronunciate e che la Chiesa continua a pronunciare provocando ovviamente la stessa modalità di reazione? Coloro che dicono: oh, queste sono parole di vita eterna, e coloro che invece si scandalizzano e dicono: ma ancora queste cose stiamo dicendo in giro? La seconda lettura è un pochino emblematica su questo qui, no? Tra l'altro questa seconda lettura, non lo so se l'hanno fatta apposta, ha fornito al Papa un assist bellissimo. Sapete che il Papa sta incontrando le famiglie a Dublino, la seconda lettura di questa domenica parla del matrimonio, proprio la dottrina della Chiesa sul matrimonio si fonda sul capitolo 5 della lettera di Efesini, no? Che reazioni ci abbiamo quando sentiamo dire nel 2018 le mogli, dice, fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli siano sottomesse ai loro mariti come al Signore. Si salta dalla sedia e dice: orrore, accipicchia, abbiamo la parità, abbiamo le femministe. Il marito è capo della moglie come Cristo è capo della Chiesa. Oh, boh, aiuto, d'accordo, ma che sono questi discorsi? E stiamo nel 2018 ancora queste cose qui. E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, eccetera, eccetera. No, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, i due diventeranno una sola carne, quindi il matrimonio è indissolubile. Allora, come reagiamo dinanzi a queste cose? Sono parole obsolete, anacronistiche, quindi, oppure parole dure, insomma, improponibili all'uomo di oggi, o sono parole di vita eterna? Sono parole belle, certamente bisogna comprenderle bene, così come bisogna comprendere bene il discorso di Gesù, vi ricordate, per tre domeniche, dice: io vi darò la mia carne da mangiare perché questa è la vita della vostra anima. Ho detto in qualche omelia cosa significa che bisognava assalire Gesù e prendere la mozzichi, che capite, no? Bisogna sempre intendere bene le cose, no? E Gesù faceva riferimento al mistero dell'Eucaristia, non si tratta di andare dall'umanità di Gesù e prendere la mozzichi e mangiarlo come se fossimo cannibali, scusate, no? Gesù dice: attenzione, queste parole che dico vanno lettamente interpretate. Così le parole di San Paolo vanno interpretamente interpretate, perché adesso lo vedremo, no? Poi ci vedremo anche la parola al Papa per un paio di cose che ha detto ieri. Cosa vuol dire che mogli siano sottomesse ai mariti? Che le schiavizziamo, le mortifichiamo, o che c'è una superiorità dell'uomo dinanzi alla donna, quindi che l'uomo fare qualunque cosa? Ma dove sta scritto questa cosa? Cioè, San Paolo contestualizza come la Chiesa lo è a Cristo. E dentro un orizzonte di amore, voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Guardate che è più difficile amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, che essere evangelicamente sottomessi, che è tutt'altro che una brutta cosa, come vedremo tra pochissimo. Allora, cosa significano questi discorsi? Una cosa molto semplice. Allora, la Chiesa ha sempre insegnato: uno, che tra uomo e donna c'è pari dignità e uguaglianza sostanziale, sia in quanto esseri umani, perché non ci sono differenze e alterità tra l'essere maschio e l'essere femmina, sia in quanto battezzati, che hanno una comune dignità. Quindi non si tratta di essere diversamente degni o di avere rapporti di ontologica superiorità. È chiaramente una indicazione sulla diversificazione che c'è tra l'essere uomo e essere donna. Dove sono forti le donne, secondo voi?
Gesù, questo è un dato empirico, questo qui, no? Cosa fa una donna che è degna di questo nome? Qual è il suo punto forte? La donna degna di questo nome è il punto forte dell'amore. La donna è il polo dell'amore. Ha una vita emotiva molto intensa. Questa vita emotiva molto intensa la porta a volte ad essere un pochino affrettata, un po' precipitosa, capite? Nelle decisioni. Invece l'uomo, cosa no? Generalmente è un pochino più freddo, cioè un cuore un po' meno vivo dal punto di vista dell'amore, però c'è appunto una capacità di raziocinio, di calma, di pensare un po' meglio, senza agire con precipitazione, e quindi magari nelle scelte è un pochino più lucido, d'accordo? Ma questo non dipende dal fatto dell'essere più importante o meno importante, è che, questo lo sanno anche gli psicologi, se vanno a vedere i caratteri sessuali secondari dell'uomo e della donna, quindi di essere di questo nome, sono esattamente inquadrati in queste categorie. Quindi non è tratta di cioè, manco il Vangelo, oggi lo sanno anche le scienze umane. Capite? Quindi San Paolo sta dicendo, sapete qual è una grande famiglia? La grande famiglia è quella che l'uomo fa bene l'uomo e la donna fa bene l'uomo. E si completa la vicenda, cioè la donna insegna anche un pochino all'uomo ad essere un pochino più dolce ad amare. Quante volte il Papa ci ha insegnato, ci ha ricordato l'aspetto materno della Chiesa, no? Voi sapete che i membri della gerarchia sono tutti maschi per volontà di Gesù. Tutti maschi che si brutta cose per squallore, cioè insomma un pochetto d'amore, un pochetto di tenerezza, un pochetto di dolcezza lo sta, e i maschi devono imparare, e lo imparano soprattutto i preti che sono devoti dalla Madonna, e le mogli imparano tante mariti a stare calmi, tranquilli, d'accordo, sereni, a non essere troppo precipitosi in questa compenetrazione reciproca. Chi è sposato il giorno del matrimonio avete pronunciato formule differenti? Ricordate il giorno del vostro matrimonio, com'è la formula dello sposo e della sposa? Cambiano soltanto il nome. Io Francesco prendo te, Nicoletta, come mia sposa, e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele, sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, di amarti un altro giorno della morte della mia vita, giusto? E Nicoletta mi ha detto, io Nicoletta prendo te, Francesco, come mio sposo, e prometto di avere la stessa cosa. Quindi capite, tra virgolette, i diritti e i doveri sono assolutamente reciproci. E la logica della famiglia è la logica dell'amore. Allora, io volevo riprendere qualche bella espressione, no? Di Papa Francesco, che ho usato ieri nell'incontro che ho avuto con le famiglie, no? Alcune cose. La santità è silenziosamente presente nel cuore di tutte quelle famiglie che offrono amore, perdono e misericordia quando vedono che ce n'è bisogno, e lo fanno tranquillamente e senza suonare le trombe. Mi piace dire, ha aggiunto, riproponendo un classico delle sue predicazioni, qui il Papa, vedete quanto è bello stare nella Chiesa Cattolica, riprende alcune parole che la prima volta che l'ho sentite in tanti discorsi fatti dai suoi seminaristi e anche in pubblico lunedì, dal vescovo emerito di Latina, con la cardinale, il signor Petrocchi. Papa dice queste parole, proprio le stesse identiche cose. Mi piace dire che nelle famiglie abbiamo bisogno di imparare tre parole. La prima è scusa, la seconda è per favore, ma è tutto dovuto. Cioè un marito e una moglie deve chiedere le cose per favore e viceversa. No, fai questo, fammi il letto. Moglie non è la tua serva, d'accordo? Ma non si dà, cioè è uno stile, d'accordo? È chiaro che poi lo farà, ma è il modo con cui tu lo dici. E grazie, bisogna di grazie. Non sono sciocchezze queste, ma guardate che la vita e l'amore si coniuga attraverso queste piccole cose quotidiane. Grazie va detto sempre. Per favore va detto sempre. E scusa va detto spesso. Perché quando faccio qualcosa che non va, scusa, lo devo dire. È certo che poi il Papa ha detto sì, mi raccomando, facciamo pace presto, perché se, un altro passaggio, dice, se anche dovessi trovare qualche piatto, speriamo che non muori mai, l'importante è che prima di andare a letto si faccia pace, dice. E a volte se non riesci a dire scusa vai a dare almeno una carezza, perché basta e avanza, no? Ecco, però questa è una cosa importante. Un'altra cosa, ancora, che ha detto, che ha raccontato il Papa, ha raccontato un'esperienza personale sua, poi ne racconterò anche una mia. Quando era piccolo, 5 anni, dice,
un giorno torno a casa e vedo papà e mamma, papà era appena morto, papà torna a casa, stanco dal lavoro, la prima cosa che fa papà da mamma, l'abbraccia e la bacia. Dici, questa cosa non la so mai dimenticata per tutta la vita. Voi sapete che se un bambino vede una cosa di questo genere, ha visto tutto, perché se vede che papà e mamma si vogliono bene, certamente gesti di amore possibili, no? Capite tutti quanti, no? Sono gesti di amore possibili, gesti di amore che sono riservati tra gli sposi, ma il bambino cresce sereno, cresce tranquillo, capite? La concordia dei genitori nell'educare i figli. Un'altra cosa, ha detto il papà, qui racconto, cioè, un altro momento, cioè, ha ripetuto le cose di Petrocchi, perdonate, il papà ha detto delle cose che io dico da anni, cioè, ho scritto, sono consultabili sul mio blog, c'è stato un articolo che si chiama Battezzare i bambini il più presto possibile, perché oggi nella chiesa non si sa perché è invalsa una prassi che porta a battezzare i bambini quando era pieno moglie. Io dico, la mia santa mamma, buon'anima, mi ha fatto il regalo di essere battezzato 5 giorni di vita, d'accordo? E guardate, sapete che ha fatto? Mi ha battezzato in ospedale, ha chiamato il fratello e la cognata a farmi la padrina e la madrina e non hanno fatto nessuna festa. Finita la società all'ospedale, sono andato a mangiarsi qualcosa, il ristorante è finito lì. L'anno dopo, quindi quando io ho compiuto un anno, è stata fatta la festa per il compleanno e per il battesimo. Capito? Cioè non è che io aspetta battezza un figlio, aspetta perché adesso devi venire tizio che adesso è il problema perché dobbiamo fare il pranzo le cene e il ragazzino arriva a 2, 3, 4, 5, 6 mesi. Dico, ma che è sta? Questa non è roba di cielo, non è modo di pensare divino, questo è un modo di pensare molto molto umano. Cito testualmente le parole del Papa, proprio virgolettate, eh? Ecco perché continuo a incoraggiare i genitori a far battezzare i figli appena possibile. E virgolettando, passato dal suo discorso, perché diventano parte della nostra grande famiglia di Dio. Il desiderio di Dio è che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia del suo amore. Significa che noi, dopo aver incontrato l'amore di Dio che salva, proviamo con o senza parole a manifestarlo attraverso piccoli gesti di bontà nella routine quotidiana e nei momenti più semplici della giornata. Queste sarebbero parole brutte, parole. Voi sapete che nel mondo moderno la dottrina cattolica sulla famiglia è vista come fumo all'occhio, infatti l'hanno distrutta in tutti i modi possibili, tra divorzi, tra aborti, adesso la pretesa che sorgano le altre famiglie, d'accordo, cose di questo genere. Cioè è una conquista della civiltà conquistare il divorzio, cioè dare la possibilità a un matrimonio che sta in crisi di trovare una scappatoia per farla poi completamente finita, anziché percorrere la fatica di provare a riuscire, a reintessere, no? Ma è più bello ricostruire un amore o seppellirlo dentro un cimitero, anche in vista del bene dei figli. Ci vuole tanto, io penso che ci vuole. C'è certamente che se tu dici brutalmente il matrimonio è indissolubile, il matrimonio e il divorzio è inammissibile, questa parola è dura, ma proviamo a pensare, no? Cos'è più bello? È certo che delle volte il Vangelo sembra impegnativo, ma interroghiamo il nostro cuore. Certo che le parole a volte sembrano dure, ma sono parole dure o sono parole di vita? Le parole di vita a volte possono essere impegnative, d'accordo? Così come far nascere una vita, se ti arriva una gravidanza desiderata, cosa è più impegnativo? Accoglierla e farla nascere comunque o farla fuori? Molti salutano come una grande conquista, un progresso, una civiltà, avere la possibilità di farla fuori a spese pagate dallo Stato. Questo sarebbe il progresso. Cioè, capite, noi non dobbiamo molte volte fare proclami, perché ho letto nei giorni scorsi alcuni passaggi di San Giovanni Paolo II, che stavo scrivendo un articolo. La verità, se uno la vuole ascoltare, si difende da solo, perché sto facendo domande retoriche. È chiaro che vedere una bella famiglia è molto più bello di vedere una famiglia distrutta. Sapete quante ho sentito le storie di famiglie massacrate? È sempre una cosa brutta, una storia che finisce una famiglia che naufraga, sempre. Non è mai una storia bella raccontare come un morto fatto, capite? Le povere donne che magari a volte per tante circostanze che solo Dio può conoscere incorrono in queste cose, si portano il rimorso per tutta la vita, non si perdonano mai, nonostante che abbiano ricevuto il perdono di Dio. Queste non sono cose belle, non sono cose di vita, queste sono cose di morte, capite?
Gesù dirà in un altro passaggio del Vangelo di Giovanni: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi non lasciamoci ingannare. Quindi la bellezza della parola di Gesù, anche quando è impegnativa, rimane. E che possiamo essere noi, con l'aiuto di Maria Santissima, convinti di questo, viviamo questo e testimoniamo credibilmente e con la gioia questo mondo che ha bisogno di parole di vita, anche se mi sembrano dure, perché anche quelli che lì per lì hanno reazioni, diciamo così, disordinate, di contestazione, poi ci pensano, a condizione che vedano in noi certamente testimoni coerenti e credibili con quello in cui crediamo e con quello che professiamo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.